Si chiama Giovanni Loyola, è un uomo straniero, preciso, specifico, che non è italiano. E pensate che questo uomo, diciamo così, che sarebbe stato protagonista di una vicenda incredibile. Infatti l'uomo avrebbe denunciato gli Stati Uniti d'America perché, a suo dire, le manette sarebbero state troppo strette nei suoi confronti, tanto che addirittura gli avrebbero creato l'amputazione di una mano. La foto, infatti, palese a tutto questo, si vede lui con una maglietta corta di colore nero, senza maniche chiaramente, due tatuaggi, uno in un braccio e un altro, una mano c'è nella mano, la destra c'è, la sinistra invece manca della mano, quindi c'è questo moccherino avvolto da una garza di colore bianco. Insomma, per colpa, a dire di quest'uomo, di le manette troppo forti, troppo strette, ha perso un arto, tanto che l'arto gli è stato letteralmente amputato. Una vicenda incredibile che risale al febbraio 2020, fine febbraio, quando la polizia irruppe nel luogo in cui Giovanni Loyola, straniero, era con la mamma e i fratelli, originario di Birmingham, in Regno Unito, in Inghilterra. Sono entrati gli agenti senza autorizzazione, hanno afferrato l'uomo in questione e l'hanno arrestato davanti alla famiglia. È stato portato in carcere, ma le manette troppo strette hanno creato un'amputazione di una mano. Pensate che roba, va bene? Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Vi ricordo che l'arresto può esserci perché è giusto che la persona paghi con la, come si dice, con l'arresto un eventuale reato, però in questo caso forse è stato esagerato il trattamento. E le manette ovviamente che sono troppo strette, chiaramente. Beh, per Leandro è tutto, iscrivetevi e commentate. Da buona serata.